Buonasera a tutti ragazzi. Allora, video post partita di Inter Lazio. Come sapete, e lo potete vedere anche dalla mia espressione, come è andata questa domenica calcistica. Per chi non lo sapesse ancora, la Sampdoria ha battuto il Milan 1-0 con grande cazzata di Donnarumma, perché un gol del genere manco, cioè, non me lo riesco a spiegare. Nel pomeriggio di ieri lo scontro per la zona Champions tra Roma e Napoli, disfatta per la Roma, e di questo sono ancora più contento. Perché? Perché c'è stato dopo il posticipo delle 20:30, vale a dire Inter-Lazio, risultato 1-0 per la Lazio, e quindi sorpasso nostro ai danni della Roma. Io sono tifoso laziale, sono molto contento di questo, di questa vittoria. Allora, analizziamo subito la partita. Il primo tempo l'Inter devo dire che era partita abbastanza bene, ha avuto un paio di occasioni, una, se non ricordo male, con Vesino mi sembra, una con Keita, e fortunatamente non hanno segnato. Poi noi in contropiede al 13esimo il bellissimo gol del sergente, che ha sfruttato alla perfezione un cross di Luis Alberto e Milinkovic sovrasta il difensore dell'Inter e batte Handanovic. Da lì la partita è cambiata. Perché? Perché la Lazio, noi abbiamo giocato meglio, secondo me, abbiamo sfiorato a più riprese il 2-0 il primo tempo, almeno due interventi fondamentali da parte di Handanovic, una su Caicedo e una mi sembra su Immobile, se non ricordo male. E poi l'occasione più grossa al 42esimo, quella di Bastos, che ha fatto un altro miracolo Handanovic. Il secondo tempo l'Inter ha attaccato, ha cominciato sulla falsa riga del primo, che l'Inter provava a pareggiare. Io tra l'altro grossi interventi di Stracoscia non li ho visti, va detto. Però un Inter che ha peccato molto, specialmente in fase offensiva, mancavano i vari, è vero che mancavano i vari Icardi e Lautaro Martinez, ma non può e non deve essere una scusante per questa sconfitta dell'Inter. Abbiamo rischiato di raddoppiare anche noi, un altro paio di interventi di Handanovic su Caicedo e su Immobile, porcaccia puttana, ci è mancato un pelo. Comunque alla fine vittoria meritata, 3 punti importanti, in più noi abbiamo una partita da recuperare contro l'Udinese. Contro l'Udinese abbiamo una partita difficilissima, sarà una partita, anche lì quando ci sarà il recupero, da vincere in tutti i modi, considerando che il Milan ha perso, con un'eventuale vittoria sull'Udinese l'aggancio al quarto posto è fattibile. Andiamo a dare i voti. A Stracoscia gli voglio dare
un 6,5. 6,5 solamente per un... Ora non ricordo qual è l'occasione che hanno avuto gli interisti, i giocatori dell'Inter. Però rispetto a altre partite mi è piaciuto. Luis Felipe 6,5, anche lui si danna l'anima. Acerbi 7, perché è un vero gladiatore, è uno che non molla mai. Bastos gli voglio dare un 6. Gli avrei dato 6,5, ma purtroppo Bastos ha questo grave difetto. Ha questo grave difetto di fare troppi falli inutili. Ma santa pazienza, vedi che ha 30 metri dalla porta, ma le mani mettetele al culo, come diciamo in Toscana. Lei va 6,5, instancabile. Luis Alberto 7, partita di grande classe la sua, c'è poco da fa. Poi chi c'è anche? Milinkovic 7,5, è uno di quei giocatori che a noi fanno la differenza. Poi chi caspita ha giocato? Allora, a Immobile gli do un 6,5 perché lotta su ogni pallone, purtroppo è un periodaccio, speriamo si sblocchi presto, dai Ciro. Correa gli voglio dare un 6 perché purtroppo è uscito per infortunio ed è un peccato perché stava giocando bene. Caicedo un 6,5, un pizzico di cattiveria in più sotto porta. Poi ha giocato, ma non mi viene in mente gli altri che hanno giocato, però devo dire io sono soddisfatto della prova complessiva della Lazio. Ripeto, vittoria meritata. Ho detto i giocatori che secondo me hanno giocato veramente bene, che poi tutta la squadra ha giocato bene, ma specialmente loro. Poi Lulic, anche lui gli do un 7 perché il nostro capitano si danna sempre l'anima per riuscire a trovare il gol. Ci è andato vicino in diverse occasioni. Poi anche lì si ritorna alla formazione che ha fatto Spalletti. Allora, io da tifoso laziale, sapete bene che Icardi per i vari motivi extra non è stato convocato. E dico che secondo me Spalletti ha fatto bene. Perché? Ha fatto bene per il semplice fatto che in una squadra non conta il singolo, ma conta il gruppo. Ciò cosa vuol dire? Allora, io ho giocato a pallone a livello amatoriale per 2 anni. E a me mi giravano coglioni di andare in panchina. Però quando ci andavo, stavo zitto. E dicevo, porca miseria, vado in panchina, ma perché? Perché so che ci sono giocatori che possono giocare meglio di me. Chiaro? È tutto lì. Icardi ha finto un infortunio alla gamba. E logico, sei 45 giorni fermo. Come puoi pretendere di voler giocare? E poi avresti già lo spogliatoio lì è spaccato. Ma avresti ancora di più rovinato. E tanti giornalisti che incalzano Spalletti sul fatto di Icardi, ma che se facciano un bel esame di coscienza,
ripeto, secondo me Spalletti ha fatto non bene, benissimo. Ma anche se un caso tipo quello di Icardi lo dovesse fare un giocatore della mia Lazio, io mi incazzerei. Mi incazzerei come una iena. Perché è una mancanza di rispetto verso la società, i compagni di squadra e soprattutto i tifosi. E soprattutto i tifosi. E ciò non va bene. Quindi, a livello a livello umano, posso dire che Icardi è un bel giocatore, ma non lo mette in dubbio nessuno. Ma non lo mette in dubbio nessuno. Però c'è questo comportamento che non va bene. Lo ripeto, io sono tifoso della Lazio. Ma se un giocatore della Lazio si azzardasse a fare quello che ha fatto lui, verrebbe preso a zampate nel culo. Verrebbe preso a zampate per il nel culo. Ora, tralasciando Inter-Lazio, vabbè, 3 punti preziosissimi. Adesso dobbiamo pensare alla trasferta di Ferrara con la Spal. E anche lì sarà una partita molto difficile, perché la Spal sta lottando per salvarsi. E quando giochi contro squadre che lottano per salvarsi, diventa tutto più difficile. Perché? Perché anche se la Spal dovesse perdere contro di noi, non hanno niente da perdere, perché non è che la salvezza se te la giochi con la Lazio, ma te la giochi con le dirette rivali. Con le dirette rivali, vale a dire il Bologna, il Chievo, il Sassuolo, il Frosinone e l'Empoli. E ultimamente la Spal purtroppo, no, o meglio, per fortuna loro stanno giocando bene. E questo che mi rende ancora più preoccupato. Poi ci saranno anche diversi scontri, mi sembra che c'è Roma-Fiorentina. E anche lì non sarà facile per la Roma. Io da tifoso laziale mi auguro che vinca la Fiorentina. Per carità, poi è logico, lo sfottò c'è sempre stato, c'è e ci sarà sempre, ma deve essere uno sfottò positivo. Voglio dire, oggi vinco io, no? 2-0, ti piglio per culo. Domani vinci 3-0 e mi pigli per culo me. Ma gli sfottò devono essere, non devono mai eccedere, devono essere sani, sana rivalità competitiva, come giusto che sia. Poi vabbè, il calcio degli anni 90 io lo rimpiango, perché era bello tutte le partite la domenica pomeriggio alle 3, niente anticipi né posticipi. Purtroppo oggi il calcio non è più uno sport, ma è un business che comandano le televisioni. E ciò ti fa capire quanto purtroppo gli introiti commerciali continuano. Voglio chiudere questo video con un appello al presidente. Allora, tutti gli anni noi siamo lì per fare questo benedetto salto di qualità. Io non ti chiedo di vincere lo scudetto, perché lo sappiamo tutti. Allora, io non ti chiedo, Carlo Tito, di vincere lo scudetto, ma di fare una rosa competitiva che tutti gli anni ti può arrivare in Champions, hai capito? Non di svendere
i nostri giocatori più forti. Chiaro? O meglio, fai conto, ti danno 100 milioni, fai conto, per Milinkovic, lo puoi anche cedere, anche se io non lo cederei mai. Però, invece di metterteli in saccoccia, investili, rendi la Lazio ancora più competitiva. È questo quello che noi chiediamo, noi tifosi. Tu dici, ma ce l'hanno me i tifosi. Ma il tifoso laziale, io sono uno di quelli, ce l'ho con te, non perché te sei il presidente che non capisce, perché purtroppo tutti gli anni non fai quel piccolo sforzo che ci potrebbe permettere di arrivare a fare contro un Champions. Detto questo, condivisione del video e iscrivetevi al canale. Forza Lazio!